Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per presentarvi un tweak di Cydia che secondo mio parere è il migliore. Si chiama Classic Switcher. Praticamente ripristina il vecchio multitasking di iOS 6. Poi vediamo. Se abbiamo premuto, compare il meno, potremo cancellare. Se noi adesso abbiamo un po' di app. Spostiamo un po' di tutto. Infatti vedremo che poi nel multitasking si metteranno tutte quante proprio come il vecchio centro di controllo. Come vediamo, proprio come il vecchio. Però non compare la regolatura del volume, roba varia. Questo perché se noi facciamo uno swipe verso sinistra, vedremo che compare questa X. Se noi lasciamo, tutte le app si chiuderanno in automatico. Però se preferiamo, possiamo tenere premuto e cliccare sui minimi tutte quante le app. Questa app è anche personalizzabile nel centro impostazioni. Vabbè, prima di tutto lo possiamo disabilitare e possiamo impostare quello vecchio. Poi possiamo impostare il numero di righe, ad esempio 2. Se ne apriamo un po' di app, sappiamo. Ho messo in pausa il video, così che ho aperto un po' di app, aperto. E infatti, adesso vedremo che appunto il multitasking avrà 2 righe, avrà. Però ne possiamo mettere addirittura 3, ne possiamo mettere. Come vedremo. Però è bello tenere uno, ovvero quello classico di iOS 6. Poi possiamo attivare l'avviso, che per esempio quando noi chiudiamo un'app così ci chiederà un avviso del tipo sei sicuro di chiudere. Poi qui è Always Editing, praticamente appena apriamo c'è direttamente il meno. E questo qui ci chiede l'avviso. Infatti dice se sicuro, no ad esempio. Oppure sì, ci chiuderà tutte le app. Qui possiamo impostare l'effetto di quando si apre questa barra. Possiamo mettere white, black. E no. Praticamente nessun effetto, però è bello tenere blu come il classico iOS 6. Poi qui ci sono le varie animazioni iOS 6 e slide up. È bello tenere come il classico iOS 6. Questo tweak è a pagamento presso, dove vado, presso la repo Big Boss, però è gratuita presso la repo Acure iPhone. Infatti io l'ho installata presso la repo Acure iPhone. Infatti se andiamo a slide, classic slide, dovrebbe essere qui a switcher Acure iPhone ed è gratis nella versione 1.0. Spero di essere stato utile con questo video e ci vedremo alla prossima con un altro tweak. Ciao, alla prossima!